Era dedicato alla fibrillazione atriale, disturbo piuttosto diffuso nella popolazione over 55, il primo appuntamento delle cardiologie aperte, campagna nazionale giunta alla 18ª edizione, alla quale aderiscono anche quest'anno le strutture cardiologiche della SUGI, presenti a Cattinara e al Maggiore di Trieste, presso gli ospedali di Gorizia e Monfalcone. L'iniziativa è inserita nella settimana Per il tuo cuore, promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che tradizionalmente si tiene a ridosso della festa di San Valentino il 14 febbraio. Questa è una settimana organizzata dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri per divulgare e diffondere un po' la cultura cardiologica su vari ambiti, su varie problematiche cardiologiche. In particolare oggi ci siamo occupati di fibrillazione atriale, nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni qui all'ospedale Cattinara, all'ospedale Maggiore e anche nelle altre strutture dell'azienda, in particolare Monfalcone e Gorizia, sullo scompenso cardiaco e sulla prevenzione cardiovascolare. Nel primo appuntamento il dottor Massimo Zecchin, responsabile di elettrofisiologia diagnostica e interventistica di Cattinara, ha illustrato le caratteristiche della fibrillazione atriale rispondendo alle numerose domande dei partecipanti all'incontro. Molte domande che possono effettivamente essere di interesse comune sulla gestione delle terapie, su quanto tempo aspettare prima di andare in pronto soccorso in caso di attacco, come gestire appunto alcune terapie come la terapia anticoagulante, quindi molte domande che hanno anche dimostrato una notevole preparazione da parte dei cittadini. Come dicevo, è una condizione, un'aritmia molto frequente, l'aritmia più frequente oltre una certa età è frequente quasi in un terzo della popolazione, quindi è molto facile trovare qualcuno con questo tipo di problema. I consigli sono ovviamente quello di misurarsi periodicamente il battito cardiaco, il polso per chi sa farlo, eventualmente rivolgersi al proprio medico se ci sono riscontrate anomalie. Adesso poi ci sono anche molti sistemi, gli smartwatch per esempio, che ci danno informazioni anche molto precise e talora anche simili a quelle che possiamo vedere con l'elettrocardiogramma. Gli altri temi sui quali la campagna si concentra quest'anno sono la cardio-oncologia, la cardiologia di genere, lo scompenso cardiaco e la prevenzione dei fattori di rischio modificabili, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini a riguardo e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari. Oltre agli incontri promossi con gli specialisti delle strutture ospedaliere, i medici delle tre strutture cardiologiche a SUGI rispondono al numero verde nazionale attivato dalla Fondazione Per il tuo cuore e dedicato ai cittadini. Il numero è 800 05 2233.